Siamo onorati, Signore, di essere davanti a Te in questo sguardo di intimità in cui Tu ci accogli come figli e noi Ti adoriamo come Padre, Signore, Salvatore, Spirito Datore di vita. Donaci di essere mediatori di preghiera per i nostri fratelli, per la nostra parrocchia, per la nostra società. Adoriamo la tua presenza in questo santo sacramento, volto silenzioso di Gesù, sofferente e risorto. Riempi in te il nostro cuore e la nostra vita. Signore Gesù, siamo qui davanti a te per chiedere la vita per noi e per i nostri fratelli. Signore Gesù, siamo qui davanti a te.
La compassione di Gesù sorse vedendo le folle stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Così è ogni uomo quando non ha un centro nella sua vita, quando ha tutto ma non sa perché vive e senza punti di riferimento. Quanta sofferenza incontriamo ogni giorno, quanto smarrimento, stanchezza e fatalismo nelle parole e negli atteggiamenti di persone a noi conosciute. Questo smarrimento fa vibrare le viscere, ancor più quando è collettivo, sociale, come nella cultura attuale frammentata dal non senso. Gesù però non si limita a considerare la situazione critica, ma si sente coinvolto e si propone come pastore del suo popolo. Non basta provare compassione per qualcuno, bisogna fare qualcosa. Ci si deve muovere in prima persona. Gesù manifesta concretamente la sua misericordia. Il buon pastore dà la vita per le sue pecore, raccoglie sulle spalle la pecora smarrita. Anche noi oggi non dobbiamo limitarci a fare i giornalisti di quel che accade, ma essere pastori, avere compassione, metterci in relazione e istintivamente chiederci cosa posso fare e quel poco farlo. Il mio cuore libererà.
salvezza. Tu mi Dio reggerai dal male, mi circonderai amor, e io timore, io confido in te, no timore, io confido in te. Gesù chiede collaborazione e invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua messe. Il mandato missionario nasce dalla compassione e dalla preghiera. Gesù manda i 12 apostoli. Sono quelli che continueranno la missione del buon pastore iniziata da Gesù e da rinnovare nella storia. Gesù continua ad avere compassione delle genti stanche e sfinite e non le abbandona. Tutti noi battezzati partecipiamo in modo diverso della missione pastorale di Gesù. Ognuno è in qualche modo pastore dei fratelli che ha accanto, avendo compassione di chi è stanco e sfinito, disorientato e scoraggiato, guidando in nome di Gesù a buoni pascoli, vita buona. Non aspettiamo incarichi o autorizzazioni, diplomi e capacità. Basta il diploma di battesimo, il mandato di Gesù e il buon senso, sale, lievito di Cristo. Non dobbiamo portare noi stessi, ma portare la parola e la grazia di Gesù. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice, custodiscimi perché sono fedele, tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Acclamare.
Nutriti dal sacramento eucaristico, ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa, perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare, saldi nel tuo amore, un cuore solo ed un'anima sola. Per Cristo nostro Signore. Amen. Davanti al Re ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore. Eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei Re. Sotto il tuo manto io non temo, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Sempre Maria, nei momenti tristi e nell'allegria, la tua fedeltà sino alla fine, quando Gesù morì per me, guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto io non temo, piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro la vita mia. Guida i miei passi, portami al cielo.
offro la vita mia. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto tuo manto io non temo. Piena di grazia, Ave Maria, oggi ti offro